l'abbiamo nominato, l'abbiamo chiamato ed eccolo qui, il nostro Stefano Zaini, il deus ex machina di questa meraviglia, eccolo qui, ci è venuto a trovare. Parte il grande successo, veramente clamoroso, Stefano, di questa manifestazione, penso anche già a Roma, certo c'è ancora un'altra giornata da portare a casa, però io ho sentito i commenti, a parte qualche commento un po' irritato delle persone che erano in fila, però vabbè, questo è da mettere in conto, però poi le stesse persone reincontrate dopo ed erano invece stracontente, ovvero il tempo passato in coda, anche più di un'ora per qualche persona, poi è stato ricompensato da una elevata qualità non solo degli spazi ma anche degli espositori. Sì, sì, allora io non pensavo talmente tanta gente, veramente. Cioè, sono rimasto, cioè, siamo alla 46esima rassegna che organizzo, ma mi sono veramente stupito. Cioè, veramente. Tanti dicevano, o non viene nessuno o viene il mondo. Effettivamente pare che sia venuto il mondo, perlomeno audiofilo. Ci tenevo non tanto solo per la fiera, ma per l'ambiente in generale. 2 anni di fermo, le ditte volevano farsi vedere, gli audiofili anche avevano voglia di ascoltare e soprattutto di rincontrarsi, perché qua si rincontrano. Cosa hai fatto, cosa non hai fatto, cosa hai acquistato. Questa è una cosa che non avevamo messo in conto, è vero, è stato un momento di rincontro, in effetti, sì. Però veramente tanta gente. Quando sono uscito, e tu c'eri anche, una marea di giovani c'erano fuori, sì. Una marea di giovani, incredibile, veramente. È vero, sì, abbiamo visto, siamo usciti, adesso mando, sono queste le immagini, la fila che c'era intorno alle 11, siamo usciti, 10:30, 11, una roba pazzesca, dove si perdeva anche un po' di tempo, nonostante tu l'avessi indicato benissimo che c'era il controllo Green Pass e del documento, si perdeva molto tempo per cercare il documento d'identità, ma tantissimo tempo. Fino a quando poi c'è stata la necessità di chiudere, certo, perché c'era troppa gente, ma cioè, non per il Covid, c'era veramente tantissima gente a prescindere dalle regole della pandemia. E quindi, ripeto, secondo me è un successo clamoroso, ma anche rispetto alla qualità delle esposizioni e delle salette. Ho visto impianti di livello molto elevato, con commenti veramente entusiasti di molte persone. Ecco, questo è quello che ho apprezzato io prima di tutto. E poi ci sono anche questi momenti culturali, dei concerti. Oggi c'è stato un bellissimo concerto di Pianoforte, che è stato ripreso, lo ricordiamo, con registrazione binaurale. Sì, e che poi poi anche domani ci sarà un altro concerto con una pianista coreana, sì. Nordcoreana, con una storia anche molto interessante dal punto di vista dei diritti umani, e poi ci sarà anche un concerto jazz alle 5, che riprenderemo, quindi vedrete anche sui canali di Stefano, una clip dei vari concerti, ripresi in modalità binaurale, che dovresti produrre, da quello che ho capito. Sì, sì. Sarebbe nostro piacere nel prossimo marzo 2022, Milano ai Fidelity marzo 2022, che fra l'altro è già quasi tutto sold out. già gli altri anni avevamo presenze di visitatori tra i 4 e i 5 mila nell'arco del weekend. Io ho detto, ma se quest'anno sfioriamo la metà, per me è un successo. Secondo me siamo... Solo oggi siamo... Cioè, i 2000 persone che pensavo di avere nell'arco del weekend, oggi li abbiamo superati, sì, sì, solo oggi. Io vi ringrazio per il vostro tempo, ci aspetta una bella giornata domani, ecco, di fuoco, di nuovo, e poi l'appuntamento comunque per noi è per Roma assolutamente, quindi spero che sarete anche voi, a questo punto penso sia solo una formalità, e buon lavoro di nuovo a tutti anche domani.